approvato una nuova legge dell'Emilia-Romagna per assicurare i diritti delle persone in difficoltà. Si tratta dell'amministratore di sostegno, una figura giuridica di recente istituzione che intende tutelare le persone più in difficoltà nella vita quotidiana. L'amministratore di sostegno è una figura nominata dal giudice tutelare, quindi dall'autorità giudiziaria, che interviene nell'aiuto alle persone che parzialmente, per vari motivi fisici, psichici o altro, non sono in grado di svolgere una vita completamente autonoma. Quindi è una figura, per farci capire da chi ci ascolta, che può intervenire per aiutare la persona nei rapporti con l'affittuario, con la banca, col medico di famiglia, con tutta la vita quotidiana e di quotidianità che ognuno di noi svolge. E quindi chiaramente è rivolto alle persone che, ripeto, per vari motivi non riescono completamente a svolgere l'attività, sempre ovviamente in un ambito familiare, perché poi la famiglia non, con questo non viene a casa. È un aiuto in più. Questa è una legge del 2004, la Regione adesso, proprio poco più di un mese fa, ha approvato una legge che sosterrà in senso vero, anche quindi con risorse finanziarie, per la formazione di queste figure, cioè dell'amministratore di sostegno, registri provinciale, il giudice tutelare nomina, il giudice avrà il compito poi di controllo e l'amministratore relazionerà periodicamente al giudice tutelare. Insomma, ci troviamo di fronte a un provvedimento di grande valore sociale e di sostegno a coloro che hanno bisogno. Le associazioni di volontariato già sono state coinvolte nell'iter della legge, perché questo è frutto di un lavoro nostro come assemblea regionale, ma è frutto anche di un incontro con le associazioni. Quindi nella formazione noi ci auguriamo che le associazioni siano le prime, ecco, che concorrano ad aiutare la formazione di questi soggetti e quindi successivamente il sostegno alle persone, appunto, che ne hanno bisogno.